progetto MAST nasce da un'esigenza un po' di tutto il mondo industriale assobiomedica di seguire quelle che sono le evoluzioni all'interno del sistema sanitario. Noi ci troviamo di fronte a un cambiamento di approccio, proprio di paradigma della sanità, a una domanda di sanità che è sempre più condizionata dalle cronicità, dall'avanzare delle cronicità nella popolazione. Che è un incremento notevole, no? Se si segue il processo che è in atto, pensiamo che da qua a 10 anni il 50% della popolazione è stimato essere affetto da una o più cronicità. Quindi questo tema sta modificando sensibilmente tutta quella che è l'organizzazione della sanità. Da qui la necessità del mondo industriale di capire come questo mercato sta evolvendo, come si sta modificando, come si sta modificando la richiesta e quindi conseguentemente l'offerta delle stesse aziende del comparto e del settore. L'idea di questo tavolo è nata circa poco più di un anno fa, ed ha avuto un successo notevole all'interno dell'associazione in quanto ha coinvolto tutti le categorie, ovvero le associazioni interne alla federazione, dimostrando che è un tema sentito un po' da tutti i comparti del mondo. È nato questo tavolo trasversale, abbiamo affidato a ISIM Ricerche un incarico di partnership e di seguire proprio questo progetto e da lì il progetto, modificando un po' il passato, che era più capire le necessità e i bisogni dell'impresa, dell'industria, come dovrebbe essere di competenza di un'associazione industriale, abbiamo invece cercato di capire prima come evolve il mercato. Quindi abbiamo studiato i modelli, in termini appunto di gestione della territorialità, della domiciliarità nelle varie regioni, abbiamo ascoltato i bisogni, espressi sia dalla parte sanitaria, delle direzioni sanitarie regionali che degli altri attori della componente socio-sanitaria e infine nell'ultima fase abbiamo con dei focus group specifici approfondito quelle che possono essere le proposte o il vero valore aggiunto che l'industria può portare, diciamo che la nostra industria, i nostri associati possono portare nel processo di trasformazione e di innovazione in questo settore. Ecco, questa è un po', diciamo, la genesi e le motivazioni che hanno portato a questo progetto.